Marco Cavallo è diventato un gigantesco cavallo azzurro che conteneva tutte le storie di quelli che sono passati nel laboratorio aperto, in cui abbiamo lavorato per 2 mesi. Chi era il cavallo? Un giorno, in un piccolo laboratorio del manicomio semiaperto, abbiamo visto una signora che aveva disegnato una testa di cavallo dietro una grata, era una matta, una signora, e abbiamo chiesto chi è Marco Cavallo. E chi è Marco Cavallo? Era il cavallo che portava la biancheria netta e sporca su per i reparti fino alla lavanderia. E dov'è? L'abbiamo salvato con una petizione perché volevano macellarlo. Allora, noi che cercavamo di costruire, volevamo così qualcosa di grande, questo era l'unico elemento che avevamo chiaro in testa, qualcosa di grande, abbiamo detto ma allora facciamo Marco Cavallo. E tutti, che evidentemente si erano identificati con la figura dell'animale ormai vecchio che era stato salvato dalle loro firme, hanno detto sì, facciamo Marco Cavallo. E questo cavallo è diventato il pretesto per un'avventura di conoscenza e mutamento, conoscenza e mutamento dentro la pratica manicomiale. Ma il segreto di Marco Cavallo, che prima è il segreto di Marco Cavallo, qual è? Segreto della storia di questo animale magico, perché poi è diventato magico per noi. C'era anche nel Cantastorie, la nostra bestia magica, e è stata che tutti gli abitanti del manicomio, anche quelli che non venivano nel laboratorio, erano informati attraverso il volantino che compilavamo di notte. Vittorio faceva il disegno, io facevo il testo. Col racconto sinteticissimo, elementare, di quello che era successo durante il giorno. Per cui la storia aveva come una serialità di ascensione, di crescita, di levitazione, verso che finale non sapevamo. E l'informazione in tutti i reparti, col nostro giro, verso sera, portando col carrettino di Marco Cavallo, che era il teatro vagante, e tutto quello che era stato costruito. Quando abbiamo costruito i giornali murali, con scritto oggi è nata la testa di Marco Cavallo, e disegni a caso, perché prendevamo così, scrivevamo. E poi portando sempre di più, non so, avevamo a un certo punto 20 operine cantate, 80 libri. Non tutti potevano venire ogni giorno nel laboratorio, anche perché erano disagiati molti o stavano male. Allora andavamo a trovarli. Ecco, questo crescere della storia è stato il vero cavallo. Il cavallo non è la scultura, la forza del cavallo non è la scultura, ma l'intreccio di 1400 persone, anime, racconti, ecco il racconto, la potenza del racconto. E anche l'uscita dal manicomio non era prevista, no? No, no, perché ascoltavamo quello che era successo durante il giorno, no? E lo schema vuoto, io ho lavorato in quegli anni spesso su schemi vuoti, era elementare. Era soprattutto fondato sulla informazione, su questo costruire qualcosa di grande. Ma che cosa? Non lo sapevamo. Che cosa ne faremo di questo cavallo? Non lo sappiamo. Che colore gli daremo? Facciamo una votazione. Che cosa? È successo di tutto. Ma questo era l'aperto, l'aperto dell'ottava elegia di Rilke, l'aperto. E oggi siamo qui anche per festeggiare, possiamo dirlo, i 40 anni della legge Basaglia. E è con un suo ricordo di Franco Basaglia, un ricordo, una,
un'immagine che ci può regalare. Franco muore nell'80, ricordiamocelo, eh? Muore irreparabilmente. E Franco è uno che non perdonava niente, aveva chiaro quello che bisognava fare. Negli ultimi tempi, ma faceva delle proposte sempre così davanti. Un giorno è arrivato a, mi ricordo, nella sua, a Trieste, sono andato a trovarlo, no? Giuliano, dobbiamo far diventare il manicomio un residence. Ed era una rivoluzione per me quando l'ha detto, ma è andato ben oltre, perché l'ha disfatto, non più un residence, ma quello che è successo dopo sono le cooperative, sono... Credo che nella sua mente levitasse soprattutto l'idea che era la società tutta che doveva imparare a prendersi cura di se stessa, capendo la malattia mentale che ovunque può manifestarsi all'improvviso, scoppiare. Interi popoli possono ammalarsi, come è successo ai nazisti, ammalarsi, credo che avesse chiaro questo. Era un fenomenologo profondo in questo senso, attento al viaggio che stava facendo l'uomo dentro questo difficile Novecento, dopo i cambi di concentramento, le guerre e soprattutto davanti alla carcerazione perenne in cui la società rischia di ricadere continuamente anche nei discorsi nostri. Era per lui continuamente proprio quasi un obbligo quello di ribaltare tutto. Ma guardate che l'istituzione si riforma immediatamente, occorre scardinare continuamente. Ecco, questo, diciamo, ininterrotto andare è l'insegnamento più grande. E vorrei finire con un episodio. Quando abbiamo chiuso il cavallo, io avevo messo insieme con Vittorio, con Ortensia Mele e Agata Claudio Miscolin, la fine dell'inizio, cioè fra 2 mesi ce ne andiamo, chiuso, senza lasciare le braccia della fine a bruciare. Abbiamo fatto una grande assemblea per salutarci, per dire adesso verranno altri, infatti doveva venire Enzensberger, dopo doveva venire gente da Parigi, tutti che passavano, Ornette Coleman, la sua idea era l'apertura proprio a tutti per far diventare un centro culturale il manicomio, no? Centro culturale della città, un parco e un centro culturale. E una ragazza che è stata lobotomizzata era lì a un certo punto in questa assemblea, tutti intervenivano, dicevano una marea di gente, si mette a urlare. Io avrei detto portatela fuori che finiamo l'assemblea, e Franco invece dice adesso dobbiamo ascoltare lei. Il più grande insegnamento di Franco per me è questo. Lì ho visto il maestro.